Buonasera a tutti e benvenuti alla quinta puntata di Palabar dello Sport. Stasera abbiamo grandi ospiti perché abbiamo un attore, cantautore palermitano, Cocò Gulotta. Abbiamo un ex calciatore del Palermo, nonché il responsabile della scuola calcio Fada Football Club, giusto? Santino Nuccio! E poi abbiamo il mister della squadra di eccellenza della Parmonval, rivelazione di questo campionato, ma nonché anche lui ex giocatore del Palermo, quantomeno ha fatto un esordio in Serie B, che è Paolo Calafiore! E allora Cocò, visto che tu sei un grande esperto di calcio. Sì, bravo, 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 mi hai proprio beccato, bravissimo. Grande esperto di calcio e ogni settimana Cocò segue il Palermo in maniera approfondita. Noto una certa, un certo sarcasmo. No. Però guarda, io il Palermo lo seguo. Devo dire che sono molto contento. In questo momento sono molto contento, come tutti immagino, aspetta. Siamo tutti contenti, momentaneamente. Momentaneamente siamo tutti felici. Sto imparando l'inglese. Stai imparando l'inglese? Yes, yes. Io ho avuto una notizia fantastica, che questa società inglese, questa combinazione di società inglese, è la stessa combinazione che c'è nella Juventus e nel Manchester City. Quindi dovrebbe portare fortuna questo. Dovremmo stare tranquilli. Questa è la cosa più come buona. Di solito non siamo, e come non siamo stati negli ultimi anni, devo dire, però un po' preoccupati sempre. Un po' con un grande punto interrogativo sulla testa. Beh, se è la stessa società della Juve, ora pioveranno calci di rigore così. Ah, e vai con i calci di rigore, la serata si anima. nessun aiuto da parte degli arbitri perché non è giusto. Non ne abbiamo bisogno. Noi vinceremo il campionato in maniera limpida e tranquilla. Assolutamente sì. Santino, tu che sei un grande esperto di Palermo, tu sai quanto è stato venduto il Palermo? Ovviamente di cifre non si capisce niente. Parliamo di calcio, ma a livello societario, di trasferimenti, ancora io non si vede nessuno. Dice ci sono gli inglesi sulla carta, però. Ci sono gli inglesi, Per me c'è sempre Zamparini. Ma questa cosa. Che Zamparini si mimetizza, è così. Zamparini è sotto, no? Zamparini. Poi se Zamparini alla sua età, con la sua esperienza, deve fare il consulente, cosa fa? Dico, Zamparini non è che ha fatto così male, no? No, ha fatto bene. Complessivamente ha fatto benissimo. Ha fatto bene. Noi ne siamo grati di quello che ha fatto. Però bisogna fare delle scelte. O lasciare o continuare. Ma tu, scusa, ora noi siamo primi in classifica con... quanti punti sono? 37, credo. 37. Le seconde sono a 32 punti, abbiamo un margine di 5 punti, quindi potremmo tranquillamente vincere questo campionato, tornare in Serie A e magari in Serie A, visto che c'è una società inglese importante dietro il Palermo, possiamo tranquillamente fare alcuni campionati di Serie A in maniera dignitosa, tranquilla. Bisogna investire. Dico, la prova... la Serie A non è la Serie B. La prova del 9 dove, cioè, secondo me è ora il calciomercato, no? Il calciomercato per il campionato di Serie B che c'è adesso, secondo me non è che c'è da fare tanto. Pochissimi innesti, ma anche giovani. Il campionato lo potrebbe portare avanti anche vincendolo. Il problema è andiamo in Serie A. C'è da investire. C'è da rifare la squadra, c'è la Serie A e Serie A, non stiamo parlando di un campionato tanto per farlo. Perciò a questo punto, secondo me, se ci sono questi inglesi che vogliono investire, io mi auguro che ci facciano vedere un po' di Serie A, che ora vedere le squadre in Serie A adesso è uno spettacolo, devo essere sincero. La Serie A ed è un peccato che il Palermo non vedere non ci il fa. Milan in Serie A è un grande spettacolo. No, ma anche le squadre piccole, diciamo. Però dico sempre che per andare in Serie A ci vuole un grosso investimento, ma non per forza bisogna prendere dei grossi giocatori, poi ci vogliono giocatori esperti, ma ci vogliono anche dei giovani buoni, di valore.
Vabbè, ma di questo il Palermo negli anni passati, quando è andato in Serie A, devo dire che il Palermo, Cavani, Pastore, c'ha una storia da questo punto di vista interessante, cioè, è stata la culla di tantissimi campioni. Tantissimi. E poi però che è successo? Sono arrivati in nazionale, poi che il nostro Zamparini fantasma, io lo chiamo Mister Cellofan. Perché Mister Cellofan? È trasparente, no? Ah, Mister Cellofan. Cioè, ma non lo vedi. Il nostro Zamparini fantasma, se dovesse continuare su questa falsa riga, continuerebbe a comprare, secondo te, questi giovani di grande qualità che poi una stagione e ce li rivendiamo? Allora, io, come tanti anni che seguo il Palermo, io non mi ricordo mai, non è mai successo, Palermo primi in classifica, in qualsiasi categoria, e allo stadio non c'è nessuno. Ma il fatto che, anzi, l'ultima partita, vedi che è un po' l'ultima di gente, partita. L'ultima partita di campionato, sto dicendo, no? Sì, no, l'ultima partita dell'anno scorso. Sì, sì. L'ultima partita quest'anno, qualcuno in più allo stadio c'era. Sì, però, ragazzi, io l'ho detto la scorsa settimana. C'è poca gente allo stadio, ma insomma, al centro commerciale Concadoro è pieno. Sempre Zamparini. Cioè, la gente si sposta, va lì. A proposito, se posso dire una cosa al presidente. Troppi negozi di abbigliamento lì al centro commerciale, per poi a me del Palermo. Rileviamo un po'. Rileviamo, mettiamo qualcosa di più interessante, non lo so, elettronica, qualcosa migliore. Quanti ce n'è di elettronica? Uno. Non è bello. Acquisto, dobbiamo investire su questo. Va bene, allora tornando al Palermo, siamo almeno fiduciosi. Bisogna essere fiduciosi. Però Paolo, tu che sei un grande esperto di giovani, no? Questa squadra è la stessa che l'anno scorso è scesa in Serie B, c'è un paio di giocatori credo in più, ma poi alla fine Nestorowski, Trajkovski, Iaia lo sono sempre gli stessi. L'anno scorso ci hanno portato in Serie B, due anni fa, e quest'anno fanno un grande campionato. Questo fa capire chiaramente il livello tra la Serie A e la Serie B è abbastanza alto, quindi una squadra che magari retrocede con gli stessi giocatori in Serie B si ritrova magari nei primi posti come adesso, anche se io ritengo che ora a gennaio che ci sarà il mercato bisogna vedere le altre squadre come si muoveranno, quindi non stiamo tanto sereni di avere questi 5 punti, perché io dico che se noi rimaniamo quelli che siamo e le altre squadre comprano qualche giocatore importante dobbiamo stare attenti. Però negli ultimi anni la tendenza del Palermo è stata esattamente opposta rispetto a quando il Palermo era in Serie A, perché prendeva dei giovani calciatori, li formava, poi magari li vendeva in maniera... Per esempio lampante, per esempio è Lagumina, sì. Che per noi è stato tanti anni a non farlo giocare, poi nel momento in cui l'abbiamo fatto giocare ora l'abbiamo dato all'Empoli, dico ora si è infortunato però... All'Empoli sta facendo bene. Stranamente i giocatori palermitani, parliamo qua che siamo due palermitani, dal pubblico palermitano non sono mai visti bene. Non so perché, questo motivo, abbiamo visto sempre quelli che stanno fuori, mai quelli che stanno dentro. Questo ragionamento non mi è nuovo. Guarda, ti dico una cosa soltanto. Noi della primavera del Palermo siamo andati 10 giocatori a Licata col Zeman in C2, abbiamo vinto il campionato C2 e C1, eravamo tutti giocatori della primavera del Palermo, che poi hanno avuto il successo, Barone, Modica, Miranda, dico tanti giocatori che poi hanno fatto sempre bene, però stranamente a Palermo nessuno aveva esordito in prima squadra. No, volevo dire che questa è proprio una cattiva educazione del palermitano. Sì, sì. Anche nel mio campo, nel campo dello spettacolo, voi sapete benissimo quello che succede, lo sapete anche voi, perché alla luce del sole. I grandi artisti palermitani che sono residenti a Palermo e operanti a Palermo, è difficile che abbiano l'interesse e il riscontro da parte del pubblico. Appena hanno un'uscita nazionale diventano immediatamente straordinari. Tutti quanti si orgogliscono. Io fortunatamente ho avuto il contrario, perché io da giovane non sono stato mai nel Palermo, sono stato scartato io dal Palermo. Mentre poi sono venuto nella vecchiaia. Sono stato scartato. No, io non mi vergogno di dire, sono stato scartato. Che sono andato una volta a fare il provino con la borsetta, ho preso il 37 Brancaccio. Villaggio Ruffini, sono sceso davanti allo stadio, ho fatto il provino con i pantaloncini corti, forse ginocchia tutte rotte, tutte spaccate, cose.
bocciato, vabbè, ma non è vergogna. Sono tornato poi a 27 anni e lì devo essere sincero che io fortunatamente con il pubblico palermitano ho avuto un grandissimo rapporto, la gente mi ha sempre apprezzato non tanto per i gol fatti, ma perché hanno visto sempre una persona che in campo ha dato sempre l'anima. E devo essere sincero, io fortunatamente non posso, mi sono trovato bene, però già ero già più esperto, non ero alle prime armi come i ragazzini. E invece siete d'accordo con me che bisognerebbe incoraggiare comunque, già da su, i palermitani dovrebbero subito, immediatamente incoraggiare i giovani talenti palermitani, questo perché sì. Lì c'è veramente... Ma questo sì, io... Volevo dire una cosa, dico, nel Palermo ne abbiamo solo uno forse che viene dalla primavera, no? Fiordilino. No, ce ne sono diversi, però non stanno avendo lo spazio. Dico, che non giocano. Potrebbero... Non giocano. Cioè, diciamo, riportano la primavera, però diciamo, per adesso sta avendo più spazio Pirrello, che ha avuto già esperienza a Livorno, ma secondo me dovrebbero dare più spazio sempre che i ragazzi, giusto che meritano, perché alla fine quando hanno giocato hanno fatto sempre la sua buona partita. Ho letto di una che noi nel Palermo abbiamo un giocatore dell'Atalanta, che l'Atalanta l'ha mandato da noi, un ragazzo, non sì, mi ricordo il primavera nome. Primavera gioca, credo che giochi in primavera questa. No, anche in prima squadra è esordito. È venuto nel Palermo per crescere, sì. E dico, rinunciamo a Fiordilino che è un nostro giocatore per fare crescere a uno dell'Atalanta. Ma no, non per il giocatore dell'Atalanta, per carità, si fa così nelle squadre di Serie A, si mandano i giocatori a giocare in Serie B o in Serie C per farli crescere, però visto che abbiamo dei giocatori noi importanti che possono veramente poi fare la differenza, perché scartarli secondo te? Può essere che è una questione di soldi, no, di procuratori, allora, ecco, di gente purtroppo, nel calcio io dico che i procuratori hanno cambiato le carte in regola. Prima... io mi ricordo che quando giocavo a calcio arrivare in prima squadra era proprio perché ci arrivavi perché qualcuno ti vedeva. Adesso c'è una vetrina fatta da pseudo procuratori che poi rivedo nei campi, gente che non ha mai giocato a pallone, gente che viene, chiaramente sono tutti avvocati, che portano sempre per via amicizie, per via di raccomandazioni dei giocatori, arrivano in eccellenza da me, dico, parecchi ragazzi che vengono, che col calcio non c'entrano assolutamente niente, e stiamo parlando di eccellenza. Chiaramente più si va in categorie superiori, gli interessi sono ancora maggiori e quindi le cose sono ancora più brutte da vedere. Poi chiamiamoli procuratori, che non sono procuratori. Ah, sì, è chiamato pseudo procuratori. Però siamo un po' polemici in questa cosa, dai, tutte e due. Vi faccio un esempio, no? Vi voglio dire una cosa. Ormai ci sono degli allenatori che allenano perché hanno lo sponsor e dei giocatori che giocano perché hanno lo sponsor. Via di loro che se lo possono permettere. Dico, ma alla fine si mette di lato... Ma infatti, ma perché siamo a un livello basso? Perché ci sono tutte queste persone. Lo sapete che ci sono gli allenatori? Tu lo sapevi che ci sono gli allenatori che allenano perché hanno lo sponsor, cioè nel senso che ha posto la società di pagare l'allenatore va alla società e porta i soldini e allena. Non lo sapevo. Vabbè, ma funziona dappertutto così. Cioè, se tu adesso... Però non penso che funziona, perché nel mondo della musica palermitano, no, lasciamo perdere il mondo della musica palermitano. Cioè, come se fosse però anche il mondo della musica. No, ma non palermitano, io stavo pensando molto più in alto, pensavo a Sanremo, come funziona Sanremo. È facile. Vogliamo parlare del meccanismo Sanremo? Fra poco inizia Sanremo. Sì. Il meccanismo Sanremo è quello, chi ha più soldi partecipa a Sanremo, lo sapevi? No, è così, perché sono le major che gestiscono comunque gli artisti, che piazzano gli artisti, cioè le major sono le etichette, che ormai sono ridotte a pochissime, le etichette discografiche più grandi, sono quelle che piazzano gli artisti, del resto sono le stesse che alimentano i vari talent, cioè da X Factor a Italia's Got Talent a Tusik e Vales. Tutti quelli che vedete passare da tutti questi format televisivi, dai più piccoli ai più grandi, quindi fino a Sanremo, sono tutti comunque sponsorizzati in qualche modo da chi ha il denaro. È così che funziona, questa è la realtà.
Allora, ho detto un uovo di Colombo. Devi essere sincero. Se la tua società ti dice, senti, questo deve giocare perché ci porta uno sponsor importante. Sincero, che fai tu? Va? Sincero. Anche lì ci sono dei compromessi. Non nascondo che queste cose esistono e ci sono. Allora, io devo dire la verità, io vado via. È successo. È successo nel settore giovanile parecchie volte. Io addirittura nel settore giovanile ho preso 2-3 volte cazzotti da genitori che mi aspettavano fuori, perché il figlio non giocava o perché ritenevano... Io sono andato via dal Palermo, nel settore giovanile, perché facevo giocare i giocatori che ritenevo dovessero giocare. Purtroppo in tutte queste situazioni ho sempre guardato in questo modo e io dopo 2 anni che allenavo nel Palermo mi hanno fatto fuori. Io volevo chiedervi una cosa, ma spesso i genitori sono il male di questo sport a livello dilettantistico, perché probabilmente... Ma i genitori ci sono? No, non mi riferisco a... Voi siete il male... Esclusi i presenti! Voi siete il male di questo sport. Dico, spesso i genitori magari proiettano il sogno che avevano da bambini nei loro figli, forse alimentano troppo le loro aspettative e quasi la prendono sul personale senza vedere più lo spirito poi che ci dovrebbe essere in una... Sia questo il problema, però il problema è il calcio, che anche lì purtroppo è troppo ormai esasperato. Si pensa che il figlio possa essere quello che risolve i problemi della casa per questioni economiche, perché non nascondiamoci, purtroppo anche lì all'aspetto sociale molto è cambiato, le famiglie non stanno bene come stavano prima, adesso ci sono grossi problemi e chiaramente nel figlio vedono magari qualcuno che può risolvere il problema. C'è chi, le persone intelligenti che la vedono invece sotto l'aspetto sociale, l'importante è che il ragazzo fa sport, c'è chi invece investe nel figlio, ma investe anche con dei soldi, la cosa ma ci perde pure, molte volte ci perdono perché non sanno a chi rivolgersi per cercare di piazzare il figlio. Allora, nascono il discorso economico, soldi, allora, e cose varie, però il ragazzo se poi non vale, e il campo è quello che poi dà il responso finale. Allora, io il problema è che io non sono molto amico dei procuratori, perché viene un genitore, mi viene da me e mi dice, sai, mi ha chiamato Tizio, mi ha detto di andare in Puglia, in Calabria, devo andare a fare un provino. E io gli rispondo, quanto gli devi dare? Non ho mai chiesto niente. Sì, la spesa tua quanto sarà? Perché ti avranno detto che devono dormire, devono fare il viaggio, dice 400-500 euro, e ho capito. Il 60-70% rimane in tasca a questo amico tuo, lui si fa le vacanze, tuo figlio si fa un viaggio, non lo guarda nessuno perché non ci sarà nessuno di quelli che gli diranno che c'è l'Inter, il Milan, la Juventus, sono tutte fesserie. Io purtroppo, siccome dico la verità, da queste persone non sono ben visto, ma io al genitore io glielo devo dire, fai quello che vuoi, ma per me sono soldi che ti fregano i soldi, ti fregano i soldi. Purtroppo il calcio va avanti perché si fanno quelle vacanze questi signori qua, ma di calcio questi qua non capiscono niente. Io purtroppo sono antipatico per queste persone, perché purtroppo non fanno pane con me. Anche io faccio. Ancora abbiamo il calcio genuino. Guarda, abbiamo il calcio genuino. Infatti sto per aprire la busta. Apriamo la busta del calcio genuino. No, però volevo dire una cosa. Anche io faccio parte di una società di calcio, faccio il dirigente, sono nel CUS Palermo. Mi è capitato ultimamente di vedere certe situazioni di gente che arriva col procuratore, ma sono ragazzetti, no? Stiamo parlando di ragazzetti che già guardano gli altri in maniera diversa. Io c'ho il procuratore, ho fatto il provino là, ho fatto questo. E poi molte volte magari rinunciano a una situazione, tra virgolette, di eccellenza, che può essere un trampolino di lancio, specialmente per dei ragazzi usciti dal settore giovanile, per andare in Serie D o in Serie C quando ci vanno, che non vanno mai a toccare un pallone durante una partita, magari neanche vengono convocati, no? Però... Ma sono contenti, però. Sono contenti. Ripeto, il genitore che dice mio figlio gioca nel
Poi se non gioca manco un minuto e non entra in partita, l'importante è che andato tu. Io invece vado al contrario, io gli dico sempre al genitore o al ragazzo: vai a giocare in una categoria inferiore, l'importante è che vai a giocare, che se tu giochi ti guardano, se tu vedi gli altri giocare nessuno ti può anche guardare. Non c'è, però, non c'è, scusate, si può prendere il caffè, no? Se no diventa freddo. Prendi il caffè, dai, che ti faccio la domanda a te, no? Sì, vai. Va bene, allora, tornando al Palermo, io, diciamo, il Palermo sforna tanti, cioè ha un settore giovanile abbastanza importante, cosa vale? Ma alla fine quanti sono i giocatori del Palermo che finita la primavera vanno nei professionisti? Ma fai conto alla squadra quella che ha vinto lo scudetto? C'è solo forse Terranova? No, forse Misuraga. È Misuraga. E ha vinto lo scudetto. Quindi su 18, 20 persone. Invece ho avuto la quella fortuna. Che ha vinto lo scudetto. Ho avuto la fortuna di vincere lo scudetto nel 78-79 con Napoli. Con Napoli. 78-79, con tutti, non c'eri 78? No, non c'era. Tutti quei giocatori, io sì. Tutti, e ancora, noi ancora ci incontriamo e facciamo qualche partitella insieme alle vecchie glorie delle altre squadre, tutti hanno toccato la Serie A, uno o due giocatori non hanno fatto l'esordio, poi la Rosa ha fatto tutta l'esordio in Serie A, chi la Coppa UEFA, chi ha vinto lo scudetto poi con Maradona. Quindi secondo me è un problema Palermo o un problema sud Italia? Il problema è che ormai il calcio, le scuole calcio ormai è diventato un business. Io dico che le scuole calcio ormai vanno, è fatto per privilegiati. Allora, se noi come scuole calcio, mi ci metto anch'io che ho fatto allenatore nel settore giovanile tanti anni, riusciamo a gestire le cose cercando di sì fare pagare i ragazzi, che chiaramente sono fonte perché esiste la scuola, certo, calcio, ma nello stesso tempo si vede anche l'aspetto sociale, prende quei ragazzini che stanno in mezzo alla strada, che giocano in mezzo alla strada, e che li fai, certo, venire all'interno di una scuola calcio in maniera tale che lavorino con loro, probabilmente qualche campioncino può uscire fuori, ma finché facciamo giocare soltanto le persone che pagano, noi non troveremo mai il campioncino che esce fuori. Per questo l'anno scorso siamo andati ai mondiali. Ma questo è il risultato finale. Il risultato finale che l'Italia, di tanti anni, per andare ai mondiali, ormai... Ma guarda che per esempio in Germania, in Spagna, perché adesso sono andati su? Perché hanno creato i centri sociali federali, sì, ma fatti non come quello che stiamo facendo, no, ma in maniera molto molto diversa, perché lì si parte anche dalle scuole. Cioè lì fanno già nelle scuole un lavoro di prendere i ragazzini più bravi e fargli fare degli stage all'interno delle scuole, e poi ci sono i centri sociali che lavorano già dal ragazzino piccolo per farlo portare poi, a quando sarà grande, a una situazione che diventa giocatore, lasciando perdere quello che è l'aspetto sociale. O i poveri o i grandi. Allora, sapete... però questo credo che sia poi una situazione... alla base ci sia l'onestà intellettuale della gente, perché è come quando per esempio porti una bambina piccola a danza, la maestra per i suoi soldi non dirà mai: no, guardi, sua figlia è un'arancina, non può, la ballerina deve essere un cigno, bella, lineare, statuaria, ma ti dirà la signora: c'è del talento, portala, vediamo come lavorarci. Poi magari c'è con 40 euro al mese. Bravo. Poi c'è il saggio di fine anno, la bambina la mettono l'ultima fila, che per fargli il video ci vuole il drone, perché sono immersa, cioè bambine più alte. Allora, non sarebbe stato meglio dire alla mamma direttamente: signora, sua figlia può diventare una campionessa di punto croce, di lancio del peso, di tutto quello che vuole, ma non può fare la ballerina. Ci vorrebbe più onestà a dire a certi ragazzini che arrivano: tu non puoi giocare a pallone. Posso intervenire su questo argomento? Spostando, io tra l'altro insegno anche teatro, quindi conosco anche queste dinamiche qui molto bene. Ti posso dire che ci sono due opzioni. L'opzione A, che è quella della scuola che non ha grandissime pretese e che accetta tutto, perché comunque il principio deve essere, che deve passare, che tutti hanno il diritto di fare quell'esperienza. Anche l'arancina, come dici tu, eventualmente. E poi c'è l'opzione B, che è quella della scuola di qualità, cioè la scuola che ha delle mire diverse, il cui obiettivo è quello di formare, nel caso della scuola calcio, il futuro possibile giocatore. Allora, lì assolutamente ci deve essere una etica, un'etica di base, di partenza,
che deve, come dici tu giustamente, escludere eventualmente in maniera drastica, ma anche cattiva e cinica, chi vuole proporsi a tutti i costi, neanche proponendo il denaro, portando tanti soldi. Ma quello è davvero, io personalmente sono capitato sia nell'opzione B che nell'opzione A, cioè sono stato insegnante sia nei contesti in cui l'idea era quella di formare gli attori, e sono capitato anche, e mi piace tra l'altro, perché quello è veramente un altro aspetto importante che ha una valenza sociale fondamentale, anche quella lì, è formativa. Poi ti dico una cosa, ha ragione, perché sono due cose diverse. Esatto. Però bisogna saperli fare, sì. Bisogna saperli fare. Avere gente di qualità è più facile, perché già è bello anche lavorare, ma riuscire a fare tirare o fare un palleggio a dei ragazzini che hanno delle difficoltà e a farli divertire e togliere i bambini, a me mi è capitato, oltre dalla strada, dalla PlayStation, a me una volta, un paio di anni fa, mi hanno portato un ragazzo di 14 anni, 15 anni, di 1,80 m, suo padre era 2 metri, dice: c'è mio figlio, vuole fare calcio. Dopo che è venuto a fare l'allenamento, l'ho chiamato e ho detto: guarda, noi i soldi non li rubiamo, ho detto, non può fare calcio, a me non mi interessa niente, mio figlio deve stare qua. Non riusciva a prendere il pallone e atterrare al muro con l'interno del piede, non ci riusciva. Dopo un mese questo bambino ha cominciato a giochicchiare, a parlare, che non parlava, a ridere, che non rideva, a correre, a calciare un pallone. Suo padre mi ha detto: grazie, non perché sta calciando, perché ha ritrovato il figlio che l'aveva perso. Questo è bello, questo è bello. Ma quello, sapete qual è la più grande difficoltà che hanno i ragazzini di oggi? La più grande difficoltà. Sì, ma io, allora te la dico subito: non sanno correre, non sanno camminare. Non sanno correre. Questo è dovuto al fatto che noi ragazzini, qua ci sono parecchi genitori, quando finivamo di fare scuola calcio o i compiti, eravamo in mezzo alla strada a saltare, a camminare, a correre, a fare tutte quelle cose che era una continuazione dell'allenamento che si faceva al campo. Adesso purtroppo i bambini sono a casa, nel divano, a guardare la televisione. La colpa è anche del genitore, perché li mettiamo dentro la bottiglia di vetro. Ci sono tante cose, io ci metto anche gli allenatori. Sì, guarda, tuo figlio è cresciuto nella bottiglia di vetro. In tutto questo ci metto anche gli allenatori, perché io vado a vedere, sono stato anch'io fino a 2 anni fa allenatore del settore giovanile. Ancora adesso vedo tornei, partite di bambini piccoli a 10-11 anni dove sento delle affermazioni da parte degli allenatori su quello che può essere lo schema, per esempio giocando a 5-7, 2-3-1, 2-4, cioè, dove io credo che alla loro età la prima cosa che devono fare è imparare a giocare a calcio, ma giocare a calcio facendo tecnica individuale, che è quella che ti porta alla base poi per poter fare tutto quello che sono gli schemi, le cose, quando saranno grandi. Tanta tattica e poca tecnica. Quindi anche lì noi ci dobbiamo dare anche delle colpe, rivederci un pochettino pure su quello. Che colpa, secondo me, magari le ragazze adesso non sanno correre, non sanno camminare, per colpa anche della grande piaga sociale che ci affligge da qualche anno a questa parte, che è i risvoltini. Allora, i risvoltini uscendo fuori con queste brutte temperature, osso pezzetto, come si dice la roba? Osso pezzetto. Bravo, piglia fresco, giustamente poi hai dei problemi. Però l'importante è avere il risvoltino e i fantasmini, okay? Esatto. Non usare più le calze lunghe. Cioè, quelli che hanno le calze lunghe sono vecchi. Vecchi. Voi come l'avete le calze? Le fate vedere io pure, facciate le mie calze. Calza lunga. Sempre calza media, lunga, sempre lunga. Lunga. Media. Loro, guarda loro, loro sono tutti con le caviglie di fuoco. Ma come fa? Allora, ti spiego, negli anni 70, quando qualcuno si presentava negli spogliatoi con le calze corte, parlo di spogliatoi già dei grandi, tu ti spogliavi, ti tagliavano i calzini, perché non ti potevi permettere di mettere i calzini corti. Invece ora, capito? Ora invece i calzini lunghi non si mettono. Tutti quanti hanno tutte le caviglie di fuori, io come fanno? Non lo so. E c'è stato freddo in questi giorni, eh? Vabbè, allora parliamo di Cocò.
Parliamo di Cocò, è un grande attore palermitano. Adesso no, ti prego, grande. Grande attore palermitano. Anagraficamente un po'. Vi faccio ricordare che l'ultima cosa che ha fatto Cocò, che è stata La Mostra del Cavallo, che è stata una serie televisiva a puntate su Rai 1, credo, ed è tratto da un romanzo di Camilleri. E lui faceva in questa fiction, lui faceva il cattivo. Il cattivo. Dovevi fare il buono che faceva il cattivo, no? Il cretino, perché faceva quello della prefettura, della questura, come il delegato di polizia. Il delegato, non faceva il delegato. Ma lui è anche un grande cantautore, perché lui scrive le canzoni, nonché un grande interprete, perché lui fa pure una, tra virgolette, fa dei tributi certo. No, le cover band, i tributi. E l'ultimo tributo che ha messo in piedi è stato un tributo di Battiato. Battiato. Ma che, mi vuoi coinvolgere su quel giochetto che volevamo no, fare? No, nessun giochetto, no. Di Battiato. Perché la posso rovinare? No, ma allora falla fare a lui tanto, che no, poi io... No. Tanto lui la sa. Siccome non ricordo il testo... Insieme. Battiato è troppo di cultura. Io lo volevo fare un po' greco. Ecco, appunto, stile. Fallo come sai farlo tu. Battiato neomelodico, mi piace. Battiato neomelodico. Tipo Daniele De Martino, però Battiato. Battiato. Perché voi dovete sapere che anche la musica d'autore italiana, se viene vista in un concetto popolare, diciamo, diventa gradevole, secondo me. Come sarebbe tipo Battiato se fosse nato in Campania? Campania. Ti proteggerò. Di come cambia l'atmosfera. Tra le paure dalle pocondri. Dai turbamenti che da oggi incontrerai in bomba vita tu. Sempre la cura. No, perché no. Dalle ingiustizie, dagli inganni rototi in vano. Dei fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi spazi d'umore. L'ossessione delle tue mani supererò la corrente gravitazionale o spazio in luce per non farti invecchiare da te e guarirai da tutte le malattie, perché se non voglio una speciale e tutta la famiglia mia. Però dico, abbiamo Cocò. No, sfruttiamo Cocò. Cantiamo qualcosa di serio, dai. Sì, passiamo ad un altro omaggio, ad un altro artista che ci piace. Poco fa in backstage noi giocavamo, tant'è che c'eravamo anche distratti un po' e tu ci dicevi ti lascio questo microfono. Lo
parliamo del calcio che conta, del calcio che conta. E prima di parlare con Paolo della sua Palmonval, vi do una notizia importantissima che tutti quanti non lo do dire. Il Castel Termini ha perso 2-0, no, 3-1. 3-1, il Castel Termini ha perso 3-1 con l'Agragas. Lo sapevate? Vabbè, ma ha perso con l'Agragas. Con l'Agragas ha perso 3-1. Ma comunque l'Agragas era dietro 3 punti e ci ha raggiunto, e c'è ancora lì. Perché lui è di Castel Termini e noi qua in questa trasmissione parliamo solo del Castel Termini come calcio. Parliamo sempre del Castel Termini tutte le settimane e siamo una grande rivelazione. Abbiamo 9 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte, però siamo quarti classifica, una cosa che non era né in palle, non era preventivabile. Fai conto, l'anno scorso si sono salvati all'ultimo. Si sono salvati. Sì, sì. Sentio, tu che sei, io non ho lo stesso girone. Un grande esperto di calcio, il Castel Termini. Sì, ma là ci ho vinto 4-1 io là. Hai vinto? 4-1. Grazie, è stato un piacere. L'anno scorso, no, quest'anno. L'anno scorso. Ma comunque sono sempre. Mi volete fare soffrire, io capisco. Ma scusate, la settimana scorsa eri felice, Castel Termini ha vinto, questa settimana che ha perso sei così. Ma 3 vittorie consecutive. Ma tutti conosciamo il Castel Termini. Conoscete il Castel? Guarda. Conoscete il Castel Termini tutti? Sapete dove si trova Castel Termini? Sapete dov'è Castel Termini? È in provincia di? Ragusa. Io conosco Castel Termini, io sono molto legato a Castel Termini, perché ho vinto un premio alla regia a Castel Termini. Al premio Enzo di Pisa. Il premio Enzo di Pisa nel lontano 99. Invece Santino Nucci ha iniziato a giocare a Castel Termini, lo sapevi tu? Non ci credo, ma... E Paolo ha finito la sua carriera a Castel Termini da calciatore, vero Paolo? Castel Termini è il centro del mondo. Castel Termini è fondamentale. Fondamentale. Ma parliamo, Castel Termini, hai perso 3-1 per 2 settimane. Comunque c'è un bel campo a Castel Termini. L'unica cosa bella che hanno il campo. C'è un bel campo. Non è vero, abbiamo un sacco di cose buone. Dimmi 3 cose buone. Si mangia bene, si mangia la ricotta. Si mangia bene. La ricotta, il campo. È un'altra cosa che comincia per F e non si può dire. Lettere. Fave, le fave. Le fave. Le fave. Non lo potevo dire. Non ci lamentiamo, diciamo che siamo. C'è un sacco di talento nel mio paese. Vabbè, allora parliamo invece di Palmonval, campionato d'eccellenza. Paolo il mister della Palmonval. La Palmonval quest'anno è la grande rivelazione dell'eccellenza. Ma hai fatto. Allora, tu che vieni da una situazione di promozione, è la prima volta che vieni catapultato in un campionato di eccellenza e stai facendo alla grande. Qual è il segreto di questa grande rivelazione della Palmonval? Vabbè, intanto i giocatori, chiaramente l'allenatore deve sistemare un po' quelle che sono le pedine, poi alla fine sono i giocatori che stanno in campo che poi fanno il risultato. Io dico, io sono uno degli allenatori che è venuto dal settore giovanile. Su questo campo si è sempre detto che gli allenatori del settore giovanile hanno delle difficoltà ad allenare nelle squadre grandi perché il lavoro è diverso ed è vero. Però posso dire, a questo punto, visto che ho fatto le due esperienze, dico che un allenatore che ha fatto settore giovanile può andare a fare allenatore delle categorie superiori. Al contrario no. Al contrario no? No. Ma tu hai, diciamo, miscelato, hai fatto un mix perfetto alla Parma, perché hai preso dei giocatori giovani, hai messo insieme dei giocatori di esperienza. Tu hai un giocatore, Toto Cardinale quanti anni ha? 42 anni. Cioè noi abbiamo un giocatore in eccellenza di 42 anni che ancora fa la differenza. Cioè ha 4 anni più, cioè meno di me. Vabbè, c'ho Bernardo che ne ha 41. Bernardo, 41 e poi c'ho tutti i ragazzi. Portiere, vabbè, Ciccio, Tarantino, che l'ho avuto io nel settore giovanile del Palermo, me lo sono ritrovato adesso. Ciccio anche. Adesso diciamo, nella squadra. L'altro per l'esperienza. Ciccio. Allora, sono 4 gli anziani, ex Palmonval, che sono grandi, Ciccio Tarantino, Salvo Rappa, Bernardo e Tonino. Poi il resto sono tutti ragazzi, che una buona parte sono tutti under. Io credo che, credo nei giovani, ho sempre creduto nei giovani, ho sempre lavorato con i giovani e ritengo che se uno fa un buon lavoro possono uscire dei giovani interessanti. Se li metti nelle condizioni, secondo me, di poter dare il massimo.
e non guardare quello che invece è quello che è l'aspetto dell'allenatore. Io ritengo che un buon allenatore non deve fare necessariamente uno schema, deve schematizzare i giocatori nella maniera in cui vuole giocare. Io ritengo che un buon allenatore debba mettere nelle condizioni migliori il ragazzo per poter rendere al massimo, cambiando anche il modo di giocare. Questo è vero, ma voi avete anche una fortuna alla Palma, ma che avete, non avete settore giovanile, però avete una squadra da juniores che è la prima in classifica momentaneamente del girone. Allora io dico che quest'anno la juniores, rispetto a tutti gli altri anni, io ho voluto e ho richiesto alla società che facesse una squadra di 18 elementi. Prima la juniores della Parma, non so se le altre squadre fanno così, ma una buona parte fa così, fa giocare i giocatori della prima squadra con la juniores e fanno due partite, la juniores e la prima squadra. Io ho detto no, diamo spazio ai giovani, io ritengo che ce ne sono parecchi, io venivo dal settore giovanile, conoscevo quasi tutti i 2000-2001 che c'erano nell'ambito del palermitano, ho detto prendiamo i migliori che non hanno trovato collocazione dalle altre parti e teniamoli nella juniors. Si fa un lavoro buono nella juniors, io ritengo che già la Parma è pronta per il prossimo anno ad avere i migliori 2001 e 2000 che ci sono in giro. E già ti ritrovi i giocatori per il prossimo anno. Qua ti meriti un applauso. Qua ti meriti un applauso. Allora se ne merita due. Perché loro sono dei mister che hanno una grande umiltà. Infatti, cosa ho detto all'inizio? Quali sono i ragazzi e il merito è loro perché vanno in campo. Quando invece va male, le colpe le prende sempre l'allenatore. E lo mandano via subito. E lo mandano via. È un mestiere, secondo me. No, però Paolo quando ha perso la partita ha detto ragazzi non è colpa mia, è colpa dei ragazzi. È giusto che ci dobbiamo prendere le nostre responsabilità come i giocatori, poi nello spogliatoio quando siamo a quattro occhi si prendono le proprie responsabilità. Vabbè, comunque la Palma una grande rivelazione, Licata e Canicattì diciamo stanno tra virgolette ammazzando il campionato, però tu sei là dietro, no? Ma io ho battuto, io ho battuto il Licata in casa, siamo stati la squadra assieme al Canicattì che si trova secondo che ha battuto il Licata. E tu tra poco giocherai contro il Canicattì. E domenica prossima giocherò col Canicattì. Allora facci pure questa cortesia, batti pure il Canicattì. È un sassolino come la scarpa contro il Canicattì, ma no. Noi giochiamo sempre per, ho detto ragazzi ci dobbiamo divertire, dobbiamo vincere. Questo è il mio messaggio che dico sempre prima della partita, è voglio divertirmi e voglio vincere. Invece abbiamo un campionato di promozione quest'anno che è un po' strano, vero? Poca qualità. Poca, ma tanta quantità. Tanta quantità ma poca qualità. Ma ormai c'è tanta quantità. Infatti io dico Antonio Cardinale l'ho incontrato la settimana scorsa e ti ho detto se tu avessi avuto la testa che hai adesso 15 anni fa giocavi in Serie A, perché Antonio grande, grande giocatore, però giustamente ora con l'età, l'esperienza fa la differenza, per fare la differenza a 42 anni, anche perché non è che corre, però ora lo vedi fisico asciutto, non è facile. Abbiamo un grande prof comunque. Però il problema è che qualità ce n'è poca qualità nelle categorie inferiori, ma anche nel settore giovanile. Vado a vedermi le partite di settore giovanile, l'occhio va, prospettiva. Io vado a vedere partite tra prima e seconda, allievi e cose, e guardando un po' quello che può essere l'aspettativa del coso, io vedo poco e niente. E questa è una cosa che mi fa rattristare. Preoccupare. No, rattristare, più che altro rattristare, perché il preoccupare mi dispiace, però il discorso è, vuol dire che se certi giocatori arrivano negli allievi e il livello è questo, dobbiamo guardarci tutti un po' in faccia, noi che siamo nel campo del lavoro, e dire ma che cosa stiamo facendo, come lavoriamo, che cosa... Proprio a livello di qualità, di estro c'è poca infatti cosa. Santino, cos'è che ha pensato dopo tutti questi anni di girare le varie società palermitane, di mettersi in gioco, cosa ha pensato di farne una? No, il problema è che non l'ho pensato io. Vabbè, però ti hanno coinvolto in prima persona, dai.
sei stato coinvolto in prima persona in questo grande progetto. Hai fatto questa società che si chiama FADA Football Club. Innanzitutto FADA che significa? Perché FADA significa che ci sono quattro giovanotti che hanno pensato di aprirsi una scuola calcio. E questi quattro giovanotti li facciamo salire, ve li presento. E loro a fine stagione, io l'anno scorso ero lì a Montreale, stavo facendo un bel progetto, cosa vale? E io fino ad aprile... Hai pure chiamato quando stai facendo lo stavo raccontando prima, però ho detto qualcuno non mi crede. Io l'anno scorso ero ancora responsabile a Montreale e io a lui l'avevo chiamato. Ho detto vieni a darmi una mano perché mi mancava l'autore della prima squadra. L'anno prossimo cerchiamo di fare una cosa seria con i giovani, che in tre anni abbiamo fatto delle cose buone lì al Montreale Calcio, e l'avevo chiamato. È stato uno dei primi allenatori che io ho chiamato, perché lo ritengo bravo, che sa lavorare in campo, che si sa anche comportare. È una persona che secondo me poteva stare vicino a me bene. Paolo ha una qualità che pochi hanno nel calcio, è l'umiltà, vero? E se l'ho chiamato vuol dire che è un qualcosa. Paolo ha questa qualità che pochi hanno nel calcio, l'umiltà. Poi dopo il calcio dei grandi, diciamo, mi ha un pochettino fatto stare male per comportamenti che purtroppo di certi personaggi che girano in questo mondo sporco. E un pochettino ero un po' deluso. Mio figlio ha cominciato a martellarmi. Tuo figlio ancora gioca? Giochicchia. Si diverte. A calcetto? Si diverte. Dove gioca? A Bagheria si diverte. Io gli avevo detto anche di smettere, perché tanto ora hanno vinto 1-0. Ora c'ha la famiglia, c'ha una bambina, c'ha un bambino in arrivo. C'è Mister Mineo a Bagheria, te lo ricordi? Sì, come l'hai chiamato a Mister Mineo? Assomigliava a chi? A Piccinini. Mister Mineo assomigliava a Piccinini. Allora, poi in tutto questo progetto che loro avevano, loro hanno pensato a me, ma io a loro gli avevo detto, a mio figlio dicevo sempre no, io a me assolutamente no, io sto bello tranquillo, ma perché mi dico iniziare da zero? Dopo un pochettino ho deciso, siamo partiti con questi quattro pazzi. Però non mi hai spiegato perché si chiama FADA. FADA, Filippo Morello. Ah, Filippo, vai. Antonio La Mattina. Antonio, chi è Antonio? Antonio. Daniele Nuccio. Daniele e Antonio Ilardi. Okay, hanno preso le iniziali. Ho capito. E io come responsabile. Un giorno sei andato in Serie A. Io come responsabile, in più abbiamo delle persone. La dovete chiamare, scusate, FADAS. Allora, il motto sicuramente della squadra è chi fa da sé. In più abbiamo delle persone che fanno parte sempre della famiglia. Il papà di Antonio La Mattina, Michele Gaetano, e il papà di Morello, che sono sempre vicino a noi e vicino a tutti i genitori, diciamo che super a livello familiare una famiglia. Vi trovate bene. Bene. E allora devo essere sincero, io inizialmente ero un po' scettico, perché iniziare da zero non è facile. Santino Nuccio ci vogliono i fatti, certo. Ci vuole credibilità, lavoro, professionalità, e devo essere sincero che ora come ora siamo soddisfatti del lavoro fatto in questi quattro mesi. E quello che si potrebbe fare nella zona si può fare molto molto. Ora facciamo salire uno dei ragazzi che ci spiega bene la situazione. Però questi ragazzini che ci sono qua sono che categoria sono? Questi sono giovanissimi. Giovanissimi, e loro fanno il campionato provinciale, credo. Avete iniziato? Sì, abbiamo il primo anno giovanissimi provinciali. E in classifica come siete messi? Veramente io non so nemmeno la classifica. Terzi, bravi. Ma dico, c'è il capitano. Qua il capitano. No. Io capitano, io lo giro tutto. Nei giovanissimi si gira, no, però un leader. Quando ci sono io, no, leader, tutti, leader. Tutti insieme, tutti uguali. Dico uno che trascina uguali. Gli altri, che fa il discorso. Prima. È meglio che loro fanno. È meglio che non parlano. È meglio che non. Voi non parlate. Infatti, voi giocate. C'è la ragazzina, però dico. Io farei salire.
diciamo che noi abbiamo, io l'ho vista giocare, un capitano contro il Corso Palermo, hai giocato benissimo, infatti io noi abbiamo un il giocatore più esperto, diciamo più grandicello, che io alcune volte lo richiamo sempre perché voglio che lui aiuta i compagni, gli altri. Ed è Giovanni, però io farei salire Aurora, la ragazza. No, facciamo salire Aurora e Giovanni. Giovanni, dovete salire nel palco. Dai, Aurora. Giovanni, dai. Salite qua, Vediamo. Allora, tutto volevo chiedere una cosa Aurora. Con lei è successa quella cosa, quella che ho detto uomo, donna. Allora, in quella partita è successa una cosa bellissima. C'è le guardaline del CUS, no? Lo sai, quando si avvicina il ragazzino da dietro, uomo. E io gli ho detto, vedi che. No, ha sbagliato. Allora mi ha guardato e inizio a gridare, donna. Che dici? Vabbè. E allora, Aurora, tu che giochi in una squadra di tutti maschietti, come ti trovi innanzitutto? Mi trovo bene perché loro mi accettano nel gruppo come è giusto che sia. Scusa, non ti dovrebbero accettare se figli loro. Anzi, dovrebbero accoglierti, diciamo, con i fiori. Dico, però no. No, mi trovo bene con loro. Ti trovi bene? Mi agio anche quando gioco, quando mi alleno, Ma dico, ormai che il calcio femminile è diventato una realtà, Aurora ce l'avrà la possibilità di poter andare in Serie A, secondo te? Aurora, deve essere sincero, ha fatto dei progressi in questi 4 mesi incredibili. Io l'altra volta l'ho portato come esempio, perché come si allena, ha una professionalità a livello di lavoro, però questo l'ha aiutato perché l'anno scorso lei era abituata già a stare con il Palermo, una città dove già c'è un certo tipo di lavoro. Perciò Aurora io la porto come esempio quando ci sono gli allenamenti, perché veramente è sempre in prima fila, lavora bene. Allora, molto, molto rispetto. Gli puoi dare la fascia di capitano dall'esempio. Il capitano già. Però dico, una un volta capitano fisso dall'esempio al mondo come del esempio, calcio. Gli facciamo fare il capitano fino a fine stagione a una donna che è l'esempio per questa società. Dico, siete tutti d'accordo? Se siamo d'accordo, da oggi in poi promossa capitano, va bene? Ma il capitano. Per me comunque i capitani siamo tutti, perché c'è grande diplomazia. Le faccio un sottofondo dal nuovo capitano. Un sottofondo dal nuovo capitano. Applauso sottofondo dal nuovo capitano. Allora, lui invece è il leader dello spogliatoio, penso quello che porta l'armonia, l'allegria, l'esempio, direi. Com'è che lui è uno che si incavola? Ah, lui si arrabbia. Perciò a lui lo devo calmare. Cioè, si arrabbia se perdete? No, si arrabbia così. Si arrabbia. Allora mi fa incavolare, allora io lo devo tranquillizzare. Ma lui, diciamo, è il leader, quello che porta a tutti dalla tua parte. Sì, è uno che si fa sentire. Alcune volte lui esagera. Esatto. Ma dico, se tu devi fare un discorso a fine del primo tempo, perdete 1-0 e ha sbagliato Aurora, giusto? Ha sbagliato Aurora e perdete 1-0 per colpa di Aurora e rientri nello spogliatoio e devi fare un discorso ai ragazzi, che dici? Se dobbiamo perdiamo, non c'è un errore per un mito. Cioè, se dobbiamo perdere, perdiamo con tutta la squadra. Non è colpa delle donne. No. Poi sposati, poi vedi se non ti cambia l'idea. Allora faccio un applauso ai ragazzi della Fada e invitiamo uno dei fondatori di questa società, no? Spiegaci un pochettino. Allora, venite in ordine alfabetico, mi raccomando, F-A-D-A. Tu sei là? La F un po'. Applauso alla F, incredibile, abbiamo preso la F. Allora, sei qua, spiegaci com'è nata questa idea. Allora, questa idea è nata perché noi, essendo 4 ragazzi, siamo coetanei, no? Abbiamo giocato insieme per parecchi anni nelle categorie inferiori. Il mister Santin è stato
diciamo un po' esatto. Poi nel corso degli anni il risultato è stato questo. Nelle categorie inferiori ci divertiamo, però poi diciamo abbiamo avuto questa grande idea di fare una cosa per noi, diciamo coinvolgendo il mister in primis, perché diciamo che è lui quello che coordina un po' tutti noi, perché senza di lui non ci sarebbe tutto questo. Abbiamo veramente comunque dei, nonostante la zona, che la zona non è bellissima, perché noi la scuola calcio è tra Falzomiele e Bonaggio, però noi abbiamo un gruppo di bambini. Scusa, dove vi allenate voi, in quale campo? Noi siamo nel campo di Falzomiele, Paintball e Cingallegra, poi il campo 11. Però ripeto, i bambini eccezionali, educatissimi, e anche i genitori che sono veramente sempre presenti, ecco, sotto la neve, sotto la pioggia, questo fa grande piacere. Però niente, tutto la difficoltà più grande che avete trovato in questi mesi? La difficoltà, allora, noi essendo quattro, diciamo che andiamo d'accordo, però capita che in qualche cosa magari un po' ci troviamo in disappunto, però parlando tra di noi e ragionando bene le cose troviamo una soluzione. Ripeto, vogliamo diventare, diciamo, una realtà importante a Palermo come settore giovanile, e speriamo di riuscirci, perché diciamo la voglia e le prospettive ci sono. Allora, siete in quattro. Chi è, no, oltre ad essere la F, di solito quando ci sono delle società di persone c'è quello che è la mente, no? Poi ci sono le braccia, poi c'è, dico, però la mente, la mente chi è di voi quattro? La mente, aspetta, no, non lo direi, perché secondo me la mente chi è? La mente è lui, la F, no? E poi c'ho tutti i 2005. La mente è Santino. La mente è Santino, poi noi siamo i bracci che ci muoviamo e che diciamo ci diamo da fare, perché siamo un po' tutto, da mister a dirigenti a non ce n'è. Grazie. Va bene, mille grazie. Allora scusate, facciamo scusa mister. Facciamo una discesa con un sottofondo. Vieni qua, mister. Che ha molto a che fare con Mister F, lui signore, Mister F. Quindi, one, two. Va bene. E allora, Coco, per chiudere. Il calcio, hai sentito le difficoltà del calcio giovanile, del calcio... No, scusami, ho sentito le difficoltà, ma ho sentito e ho visto anche con i miei occhi la bellezza di questi ragazzi, di questo lavoro, del lavoro che stanno facendo loro. E quindi grazie per avermi invitato. Adesso io da oggi sarò testimone di questa realtà palermitana importante. Immagino con tutte le difficoltà che normalmente ci sono nel nostro territorio, nella nostra città, per cui davvero ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Allora, buon anno. Abbiamo due grandi realtà qua. Abbiamo due grandi realtà. Abbiamo la scuola calcio Fada, che è in un quartiere particolare ma che sta lavorando in maniera eccellente, e abbiamo la Palmoval, che è la seconda squadra palermitana, e anche a loro un dopo il Palermo, no? Quindi per chiudere però posso dire una cosa, per chiudere, vai mister, me la può rifare quella rovesciata qui per piacere? No, ma te la si ah dai, mister, ce la rifai la rovesciata, dai, vai, io dico, è stato uno dei gol più belli della storia del Palermo, vai. Guarda, si vede benissimo. Dico, se... Allora, per chiudere, senti, se la rifai oggi, due settimane in ospedale ci stai, no? Allora, io dopo 10-15 anni me l'hanno fatto fare di nuovo, ma io prima di fare non ci riuscivo. Perché non è che è una cosa, e fai. Io ci provavo. Però no. Dico, se la fai oggi. No, chi la fai oggi? 2-3 settimane in ospedale. Vabbè. Sacchetto Corrado, e allora salutiamo i nostri ospiti per voi questa sera, Coco Culotta.
grande ex giocatore del Palermo, nonché diciamo uno dei fondatori anche della scuola calcio Fada Football Club, Santino Nuccio, allenatore diciamo rivelazione della Palmovola di quest'anno, per voi Paolo Calafiore. E ringraziamo i nostri quattro sponsor: la clinica veterinaria Zarcone, il Legno Italia, il Baria Caffè e Zona Ottica di Palermo. Grazie di tutto, ci vediamo la prossima settimana. Io e Corrado Mitto vi aspettiamo per la nuova puntata di Palabar dello Sport. Una buona serata a tutti quanti, grazie al Palab, grazie a Futura Vision.